Uè, quanti soldi ha la Chiesa? Troppi. Scherzi a parte, quanti soldi ha la Chiesa? Come si guadagna gli sbleuri con cui paga gli anellozzi da trapper del Papa e lo stipendio ai preti? Perché sì, spoiler, i preti hanno uno stipendio. È una domanda che mi sono fatto spesso, in tutta onestà, solitamente partendo da grandi pregiudizi e senza aver mai avuto la voglia di approfondire realmente. Oggi provo a dare una risposta. Approssimativa, sottolineiamo, e solo utilizzando informazioni pubbliche. Non è un'inchiesta, insomma. Cominciamo con il dire che, per quanto riguarda le finanze, la Chiesa funziona come un ibrido tra uno Stato ed una grande azienda. Ogni anno pubblica un bilancio detto di missione, che integra dati economici con valutazioni che evidenziano l'utilità sociale dell'organizzazione. Ed è un'organizzazione enorme e molto articolata. Già solo nel bilancio della Santa Sede troviamo entrate ed uscite di oltre 90 enti, cui vanno sommate le attività di banche come l'APSA, a.k.a. Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, e lo IOR, l'Istituto per le Opere di Religione. Oltre a ciò, possiamo trovare anche un governatorato che gestisce le strutture dello Stato Vaticano, un fondo per le pensioni, un comitato per gli investimenti voluto da Papa Francesco ed una segreteria dedicata le attività economiche. Il Papa altri non è che, contemporaneamente, il capo del teocratico Stato del Vaticano e il CEO di questa grande azienda. Non dobbiamo quindi sorprenderci se ogni tanto leggiamo titoli del genere, poiché oltre agli ovvi risvolti di natura etica e spirituale, ad ogni chiusura di esercizio dovrà rendere conto dei risultati più terreni della propria gestione al Consiglio di Amministrazione, a.k.a. la Santa Trinità. Piccolo disclaimer, visto che non voglio che passiate la nottata su Excel davanti a un mucchio di tabelle pivot, quello che farò oggi sarà solamente una grande infarinatura generale, mettendo tutte le informazioni nello stesso grande pentolone. Se non sapete cosa sia una tabella pivot, vi invidio molto e ora potete tornare su Pornhub. Nella puntata di oggi vedremo da dove arrivano gli sghei, mentre nel prossimo episodio scopriremo come vengono spesi e in quello dopo quanto costi la Chiesa allo Stato italiano. Quindi fareste proprio meglio ad iscrivervi se non volete perdervi le prossime puntate. Cominciamo dalla fonte cui forse viene più naturale pensare parlando della Chiesa, ovvero la Carità. Ogni anno in tutto il mondo l'organo Chiesa riceve centinaia di milioni non tracciati in donazioni offerte dai fedeli. Va però sottolineata una cosa. Tutte le offerte che le Chiese raccolgono localmente, quindi ad esempio nelle cassettine che sfruttano la nostra attitudine da piromani in cambio dell'accensione di una candelina, oppure i soldi raccolti dalle vecchiette che fanno vibrare la saccoccia come un serpente a sonagli mentre vi scrutano mentre passano messa, oppure i soldi che voi volontariamente donate per il matrimonio o per il funerale della Chiesa, vengono usate dalla Chiesa, quindi dal parroco della Chiesa, per pagarsi le manutenzioni, per il catechismo o per i bonus ai preti della parrocchia. Oltre a tutto ciò, ci sono invece le vere e proprie donazioni formali alla Chiesa, tra cui la più famosa e sostanziosa è l'Obolo di San Pietro, un'opera che incassa ogni anno circa 50 milioni di euro che vanno alla diretta disponibilità del Papa. Ci sono poi diversi siti ed iniziative votati a raccogliere offerte, come ad esempio la Giornata Nazionale per il Sostentamento dei Sacerdoti, in grado di tirar su qualcosa come 8 milioni e mezzo di euro a livello nazionale. E sono tanti, ma osservando la serie storica possiamo notare come negli ultimi 30 anni si siano più che dimezzate. E sommando tutte queste piccole e diversificate fonti, si arriva a una cifra considerevole e scopriamo che le offerte sono oggi uno dei principali mezzi di sostentamento della Chiesa, arrivando a raccogliere circa 300 milioni l'anno. Che sono tanti, è difficile farvi capire, quantificare quanti siano. Come posso farvi un esempio? Più terreno, sono circa 1,5 miliardi di goleador. Perché sì, sono aumentate, ora costano 20 centesimi al pacchetto. Lo Stato, o meglio, l'8 per mille. Uno dei metodi più famosi e discussi è l'8 per mille, ovvero l'accordo tra lo Stato e 12 diverse confessioni religiose che porta il primo a destinare l'8 per mille del gettito fiscale dall'imposta sul reddito trattenuta in busta paga alla Chiesa e ad altre confessioni religiose con cui ha stretto accordi.
Come funziona? Ve lo spiego molto brevemente. Ogni cittadino che presenta la dichiarazione dei redditi può scegliere la destinazione dell'8x1000 del gettito IRPEF tra 13 opzioni: lo Stato o una delle 12 confessioni religiose con cui lo Stato ha preso accordi. Quindi non i pastafariani, per esempio, o neanche i musulmani, per dire. Chi non sceglie nessuna opzione o non consegna la dichiarazione dei redditi non viene preso in considerazione. L'intero gettito viene ripartito proporzionalmente in base alle sole scelte dichiarate espressamente. Diciamo che chi non fa la scelta non dà i soldi allo Stato. Due sole confessioni religiose hanno deciso di destinare allo Stato le quote che gli spetterebbero tra le preferenze inespresse, ovvero le Assemblee di Dio e la Chiesa Apostolica. Tutte le altre, tra cui la Chiesa Cattolica, preferiscono papparsi anche le preferenze inespresse, ricevendo un finanziamento quasi triplo rispetto alle preferenze che hanno effettivamente ricevuto. Ad esempio, nel 2022 il totale da ripartire era di circa 1,5 miliardi di euro. I contribuenti erano 40 milioni, ma solo 4 su 10 hanno espresso una scelta. I restanti 6, ovvero circa 23 milioni di persone, non hanno consegnato la dichiarazione oppure non hanno espresso una preferenza. La Chiesa Cattolica è stata votata da circa un terzo dei contribuenti, tuttavia ha ricevuto automaticamente circa 3/4 del totale del gettito disponibile, incassando più di 1 miliardo di euro, poiché oltre a quel 33% dei contribuenti si è portata a casa anche proporzionalmente la fetta di soldi rimasta inespressa. Un miliardino che, sempre per renderlo più digeribile, fa tipo il fatturato della Giovanni Rana, e ci avanzano anche soldi per prenderci la Parmareggio, così ci possiamo grattugiare sopra il formaggio, e ci avanza anche qualche milioncino per i sughetti. Gustoso! Ah, giusto per aggiungere una vena polemica, lo Stato ogni anno si porta a casa dall'8x1000 solo 250 milioncini, perché è troppo pigro per spiegare a quelle 6 persone su 10 che dovrebbero proprio esprimere una preferenza. Mentre la Chiesa... L'8x1000. L'8x1000 alla Chiesa Cattolica. L'8x1000. L'8x1000. L'oro! Una delle voci che circola più spesso per quanto riguarda i soldi della Chiesa vorrebbe la Città del Vaticano come la più ricca d'oro al mondo, con 60.000 tonnellate d'oro accatastate sotto il cupolone e il 30% di tutto l'oro estratto al mondo fuso nelle proprie statue. Beh, raga, è falso. La stima di tutte le tonnellate d'oro già disponibili o estraibili al mondo, già da sola quella si aggira attorno alle 200.000 tonnellate. Di queste, 170.000 sono già state estratte e la maggior parte sono in mani private, mentre si stima che 30.000 tonnellate fungano da riserva aurea dei vari paesi al mondo. E c'è anche una bella curiosità: l'Italia, zitta zitta, è al terzo posto tra i maggiori detentori d'oro al mondo dopo USA e Germania, a conferma del fatto che anche il nostro Stato, come noi, è un grande risparmiatore. Il Vaticano si stima che tra quelle 170.000 tonnellate già estratte ne abbia 2, di cui la maggior parte tra l'altro in preziosi e monete, e solo una piccola parte in lingotti d'oro, che sono mantenuti nella riserva aurea degli Stati Uniti oppure nello IOR, la banca vaticana che incontreremo più avanti. Certo, qualcuno potrebbe far notare che le chiese sono piene di statue d'oro, però attenzione, perché non è tutto oro quello che luccica, o se lo è. È molto sottile, perché la maggior parte sono statue d'argento ricoperte di foglia d'oro, se non addirittura legno. Quindi, insomma, anche volendo essere ottimisti, ballano un po' di decine di migliaia di tonnellate, eh? Il patrimonio immobiliare. Che la Chiesa sia proprietaria di un immenso patrimonio immobiliare accumulato nel corso dei secoli dei secoli è cosa certa. Riuscire a quantificare invece quanto rendano è un pelino più difficile. Tralasciando le stime più strillone uscite qualche anno fa che volevano la Chiesa come possidente del 20% dell'intero patrimonio immobiliare italiano, in realtà ad oggi si stima che la Chiesa possieda direttamente oltre 4.000 unità immobiliari per un totale di 1,5 milioni di metri quadrati. Per renderlo più commestibile, ci si potrebbero costruire 4 città del Vaticano dentro, oppure 7.500 campi da padel. Ecco il sogno erotico di Babovieri. Il 25-30% di questi immobili è libero al mercato, quindi può essere affittato, venduto, acquistato, mentre il resto serve per le necessità istituzionali o per farci vivere i prelati. Il valore totale stimato degli immobili supera i 6 miliardi di euro, perché occhio, perché come detto solo una piccola parte genera denaro, e tra costi di manutenzione e spese varie va a finire che ogni anno il Vaticano si porti a casa solo 100 milioni di euro, che poi buttali via, voglio dire, ci fa il doppio del fatturato della Saratoga. Bravo Francesco,
Bravo. Il PIL del Vaticano. Il Vaticano è una città, anzi è uno stato, e come tale ha delle entrate. Considerando le attività presenti nel microstato, la maggioranza di queste dovrebbe arrivare dagli ingressi di turisti e pellegrini ai musei, che cubano circa 130 milioni l'anno. Eppure le attività commerciali vaticane pare che siano tra le più fiorenti al mondo, grazie all'incredibile capacità imprenditoriale dei proprietari e a qualche piccola agevolazione in più dovuta al fatto di essere uno stato estero a tutti gli effetti. Negli anni la Santa Sede ha distribuito dei tesserini ai propri dipendenti e cittadini, che possono quindi fare acquisti in duty free, sfruttando una tassazione più simpatica di quella del nostro paese. Negli anni qualcuna di queste tessere potrebbe essere stata smarrita e raccolta da qualche passante, il che ha portato a un fiorente business da oltre 50-60 milioni l'anno in sigarette, farmaci, vestiti e benzina. Per fare qualche esempio, se una farmacia italiana fattura in media 700.000 euro l'anno, la farmacia vaticana ne fatturava 30 milioni, 43 volte tanto. Invece, ad esempio, il tabaccaio, servendo 3.600 aventi diritto, fatturava 10 milioni l'anno, quindi in pratica ogni abitante di città del Vaticano si fumava 2-3 pacchetti al giorno 365 giorni l'anno. Il benzinaio invece fatturava 27 milioni l'anno, quindi i preti dovrebbero percorrere circa 45.000 km all'anno in media, più di un rappresentante sotto cocaina della Folletto. Ma oh, sono solo supposizioni e dati vecchi, purtroppo non ho trovato i dati aggiornati, magari con la crisi il business è calato. I tributi. No, mi spiace, niente sacrifici umani. Con tributi intendo una piccola parte di proventi che le attività che hanno a che fare con la Santa Sede devono versarle ogni anno. È una specie di pizzo, ma a fondo nobile, visto che la Chiesa, essendo un ente benefico, ha bisogno di soldi per compiere il proprio bilancio di missione. Quindi ogni anno queste attività le pagano, sì, in realtà è una tassa, però mi faceva più ridere parlarne come di un pizzo. Tra gli enti che ogni anno sganciano qualche sbleuro alla Santa Sede troviamo le varie diocesi, che insieme compongono circa il 5% delle entrate del Vaticano, e poi ci sono i vari enti esterni, come il già citato governatorato, che ha sganciato 15 milioncini, o le cose assimilabili a banche, come lo IOR, che ha pagato 25 milioni, o l'APSA, che ne ha pagati 30. Banche che ci portano all'ultimo capitolo della nostra saga, forse quello meno romantico, ma non per questo quello meno tradizionale. Gli investimenti. Per finanziarsi, il Vaticano, come tutti gli altri paesi al mondo, fa degli investimenti, possedendo circa 920 milioni tra azioni e obbligazioni. I principali enti che si occupano di queste cose sono due, lo IOR e l'APSA, e a testimonianza dell'interesse e della remuneratività degli investimenti, il Papa Francesco ha deciso nel 2022 di istituire un comitato dedicato agli investimenti, anche per salvaguardarsi da qualche piccolo inciampo di cui vi ho già parlato in qualche video passato. Lo trovate sul mio canale, iscrivetevi! Che gancio? L'APSA, o Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, ha partecipazioni soprattutto in Francia per 9 milioni, nel Regno Unito per 5 e in Svizzera per un milioncino. Stando ai documenti condivisi, fa investimenti a basso rischio ed è riuscita ad ottenere un surplus di 8 milioni l'anno scorso, anche considerando i 30 donati alla Santa Sede. Oltre alle azioni, si occupa anche di affitti e compravendita di immobili, oltre 2.000 per 2-3 miliardi di euro tra case, negozi e uffici. Lo IOR, o Istituto per le Opere di Religione, è un ente storico riformato di recente, cui vengono affidate risorse per oltre 5 miliardi di euro, più di 10 poltrone sofà. Pensate a quanti artigiani della qualità potreste avere al vostro servizio. Lo IOR ha avuto un profitto di circa 20 milioni, considerando anche la quota dovuta alla Chiesa, ed è riuscito, come una qualunque azienda quotata in borsa, a distribuire anche dividendi ai propri azionisti. 3 milioni per le opere di carità del Papa, 2 milioni per le opere di carità dei cardinali e 200.000 euro per le opere di carità del prelato d'istituto. Se avanza qualche quattrino, anch'io sono prontissimo a fare opere di carità. In conclusione, se non siete ancora collassati sul divano sommersi dai numeri o se avete skippato furbamente arrivando al recap, possiamo parlare di un attivo dichiarato di oltre 4 miliardi di euro, senza considerare tutte quelle entità non incluse nel bilancio, come ad esempio l'APSA, lo IOR o il governatorato. Considerando tutti i vari enti, possiamo dire che la Santa Sede non sia proprio una macchina da soldi, però non se la passi mai, insomma, sia lì lì galleggiando in parità. Quanti soldi ha quindi la Chiesa? Boh, la cifra vera la sa solo il Papa. Forse. Ma come spende sti soldi la Chiesa? E soprattutto quanto ci costa?
Vorreste saperlo, eh? Beh, non vi resta che iscrivervi al canale per scoprire nelle prossime due puntate la trilogia dei Santi Sgay, prossimamente su questo canale. Au revoir, vi saluto, ci vediamo all'inferno. Ciao! Ah già, seguitemi anche su Telegram, su Instagram, su TikTok, trovate tutto in descrizione. Quando vedete il video, lasciate un mi piace. Che palle ogni volta.